Beh, sì, sappiamo che quella di domenica sarà una partita importantissima, però siamo venuti qui pensando a questa partita, pensando a fare le nostre cose, chiaramente Juve permettendo. Siamo partiti con due o tre situazioni importanti, sfruttando appunto, come hai detto, la velocità di Megara e niente, di sapere che contro la Juve magari fai 3-4 tiri in porta e se ti va meglio probabilmente lotti un pochino di più. Però Chi l'ha mancato oggi al Livorno? E le ha mancato un pochino no, è mancato un pochino di magari un pochino di fortuna all'inizio, però chiaramente tanta Juve, tanta qualità, tanta forza e noi la cosa importante siamo stati compatti, siamo stati squadra e non abbiamo mollato nel secondo tempo e magari potevi prendere anche una goleada qui. Ecco, è stata una settimana un po' particolare questa, lì sul fondo. Perché ci si aspettava che si muovessero tutti poco, invece il Bologna ha trovato un punto che spariglia un po' le carte e il Sassuolo ha vinto a Bergamo. Il Catania con la sconfitta col Toro sembra essere condannato. Cos'è cambiato adesso? Ma è cambiato che questa settimana è andata così alta che magari si preventivava qualche punto in più da parte delle inseguitrici, non sono stati fatti, quindi stavolta è andata in questo modo. Ma io credo che, già l'ho detto, da qui alla fine saremo lì sempre e noi dobbiamo lottare fino in fondo e rimanere attaccati a questo carro qui perché sicuramente sarà difficile staccarsi o staccarle, cioè, di solito ce la si fa quando si fanno due vittorie di fila e insomma credo che fra tutte quelle che siamo lì ci sia molto difficile farlo. La prossima comunque risulta decisiva per voi. Sì, decisiva, però poi ne mancheranno altre 5. Chiaramente non vogliamo neanche mettere troppa pressione su questa partita, anche se siamo tutti consapevoli del fatto che sarà importantissima. Senti, soprattutto deciso, cioè si è parlato tanto di campionato riaperto, ma 8 punti per la Roma sono troppo, poi con questa Juve. No, ma infatti sinceramente per il campionato che ha fatto la Roma è un peccato, se non ci fosse stata una Juve così forte avrebbe meritato lo scudetto. Grazie a voi.